Un caro saluto e ben ritrovati, gentili telespettatori, per questa nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale, telegiornale che apriamo con un servizio di San Donà di Piave e parliamo di truffa online. Aveva acquistato un telefono ad un prezzo sicuramente favorevole proprio in rete, ma dopo aver pagato il telefono il materiale non è mai arrivato e quindi ha denunciato appunto per truffa chi ha venduto questo materiale. Sentiamo. La truffa corre veloce via web, strumento che continua a mietere vittime. L'ultima dell'elenco ha chiesto aiuto ai carabinieri di San Donà, i quali, al termine degli accertamenti, hanno denunciato due italiani residenti a Catanzaro. Si tratta di BS e FA, rispettivamente di 40 e 32 anni. Devono rispondere di truffa aggravata in concorso. Secondo quanto ricostruito dai militari, un ventenne di San Donà aveva messo gli occhi su un falso annuncio pubblicato su un autoportale specializzato. In vendita era stato messo un iPhone 6 al prezzo di circa 300 euro, un'offerta allettante che ha indotto il giovane a mettersi in contatto con l'inserzionista, ovvero un quarantenne, segnalato poi alla magistratura. Una volta raggiunto l'accordo, il giovane ha effettuato il pagamento attraverso il versamento su una carta PostePay, intestata al complice del primo. Passati i giorni, lo smartphone non è mai arrivato a destinazione, mentre il venditore è sparito dalla circolazione, rendendosi irritracciabile. Una classica truffa come moltissime altre. Per questo motivo i carabinieri hanno invitato a prestare la massima attenzione nel momento in cui si effettuano acquisti online. I militari invitano alla prudenza anche chi si mette alla guida. Sono state 7, infatti, le patenti ritirate nel corso della ieri notte, oltre a una carta di circolazione di un veicolo per mancata revisione. I motivi dei sequestri sono stati più disparati. Immancabile la guida in stato di ebbrezza, ma ci sono anche sorpassi su doppia linea continua o in prossimità di una curva ad alta velocità, fino alla guida di un veicolo contromano. Le infrazioni sono state commesse nei comuni di San Donà e di Musile di Piave. E ancora furti, questa volta è successo in un negozio Coin, un giovane finisce nei guai, è stato denunciato per furto aggravato proprio un 29enne di Portogruaro, LC le sue iniziali, che era stato notato da un addetto alla sicurezza del negozio Coin di Vicenza mentre entrava in un camerino di prova con due giacconi. Una volta uscito, uno dei giacconi che aveva con sé era sparito. Il giovane si è diretto verso le casse tentando di oltrepassare, ma è stato fermato dal personale di servizio. Per cercare di farla franca, aveva indossato una delle due giacche del valore di 99,90 euro dopo aver strappato il dispositivo antitaccheggio. Oltre ad essere identificato, è stato anche denunciato dalla polizia, la stessa polizia che gli ha notificato un avviso orale emesso dalla questura di Venezia qualche giorno prima. Adesso andiamo a San Donà di Piave, levata di scudi contro la posa di 10 rivelatori di velocità. Sapete bene, in paese c'è chi approva e chi non questa decisione. Bene, sentiamo adesso chi è contrario. Sentiamo. Commutare le multe degli autovelox con un servizio civile. A lanciare la proposta è Oliviero Leo, che spiega come il suggerimento sia arrivato da un sandonatese che ha firmato la petizione del gazebo allestito dalla lista di opposizione Scegli Civica contro i nuovi autovelox. Se la giunta Cerasera ha davvero a cuore la sicurezza stradale, potrà concedere ai sandonatesi la possibilità di non pagare la multa e convertirla in un servizio civile, spiega Leo. L'eventuale trasgressore potrebbe essere utilizzato come nonno vigile davanti alle scuole o come limitatore di velocità, facendo cenno di rallentare gli automobilisti. Si tratta di trasformare la pena economica in un impegno educativo per il codice della strada, creando una tabella che converte l'importo della violazione in ore di servizio. Ad esempio, se la multa per eccesso di velocità sarà di 100 euro, si potrebbe essere impiegati per 2 giorni negli orari di maggiore flusso della stessa strada. In questo modo sarà chiaro che la giunta Cereser non sta usando il dolore delle vittime della strada per fare cassa. In totale sono 1 migliaio le firme raccolte in 2 giorni contro i 10 contenitori per autovelox sistemati in centro e periferia del comune. Nel gazebo di Scegli Civica hanno firmato oltre 200 persone. Oltre alle circa 500 di sabato, il presidio sarà presente anche quest'oggi, è stato proprio nella zona di Corso Trentin. E nella vicinanza, Piazza Trevisan, c'era anche il gazebo della Lega, sempre contro i box arancioni, con i cartelli "I cittadini non sono un bancomat". No autovelox, più telecamere. Tra i presenti del Carroccio anche il vicepresidente regionale Gianluca Forcolin e il consigliere comunale Giuliano Fogliani. In entrambi i gazebo i sottoscrittori hanno indicato nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, documento di identità. L'iniziativa della petizione è criticata dal consigliere di maggioranza, Luca Morosin, di Città Insieme. Chiediamo cosa ne pensano, spiega, ai parenti di una vittima della strada o a un disabile a seguito di un incidente automobilistico.
Si è spento a Portograro don Antonio Scottà, il prete che custodiva i segreti del Vaticano. Lo storico e studioso don Antonio Scottà, 82 anni, ha curato la raccolta di un importante epistolario di Papa Benedetto XV in 3 volumi. Le lettere al Papa contengono una miniera di dettagli. Sacerdote, ha insegnato al liceo classico e scientifico statale e diretto la casa dello studente a Portograro. È stato anche socio della deputazione di storia patria delle Venezie, della Societas Veneta di Storia Religiosa di Padova, dell'Istituto per le Ricerche di Storia Sociale e Religiosa di Vicenza, dell'Associazione dei Professori di Storia della Chiesa. Nella frequentazione dell'Archivio Vaticano ha sviluppato la ricerca su Papa Benedetto XV, di cui ha potuto verificare l'azione apostolica e politica, oltre all'impegno sul piano della carità verso le popolazioni soggette alla guerra e soprattutto l'azione diplomatica con i governi belligeranti, suggerendo saggi indirizzi per una pace senza vincitori e vinti. Domani, martedì 14, alle 15, sarà celebrato il funerale in Duomo a Portogruaro. Adesso ci spostiamo a Bibione, parliamo di economia, ma parliamo anche di lavoro, ma parliamo anche di interesse per il territorio. Bene, ai nostri microfoni Micheli, il quale ci dice Fede Consorsi è soddisfatta soprattutto per i finanziamenti regionali per il turismo. Sentiamo. Marco Micheli, presidente della Federalberghi del Veneto. Presidente, la regione insieme agli stessi operatori del settore appunto turistico investono e continuano a investire per ammodernarsi anche, ma c'è un privato pubblico che si mette assieme per poter investire ulteriormente? C'è, finalmente diciamo, ci sono i fondi PORFES, che sono fondi europei che vengono attivati tramite le regioni. La regione Veneto è stata lestissima questa volta a saltare sul carro di questa opportunità, sono stati, devo dire, veramente molto bravi, molto veloci anche per quello che riguarda tutta la parte di software relativa a questa cosa. In più la regione, poco perché i fondi regionali sono quello che sono oggi come oggi, ha messo anche una chip, diciamo, di fondi regionali in favore delle ristrutturazioni degli alberghi. Quello che posso dire è che la risposta è stata prontissima da parte degli albergatori, questo mi fa molto piacere perché significa che il tema è sentito. Gli albergatori hanno voglia di investire nelle loro attività e qualunque cosa funga da pacca sulla spalla per dire andate avanti che noi ci siamo come regione, come Europa se vuole, e non è altro che un moltiplicatore di questi sforzi. Quindi abbiamo già una risposta fortissima quest'anno, me l'aspetto molto più forte l'anno prossimo perché chiaramente ci sarà il tempo di digerire il fatto che esistano questi fondi di cui siamo venuti a conoscenza come sistema alberghiero ovviamente un 4-5 mesi fa solo. Comunque sono entusiasta della risposta dei miei. Presidente, gli albergatori che appunto lei rappresenta ma anche la stessa regione in qualche modo sono stati veloci su questo e questa forse è già una prima vittoria? Guardi, sì, è corretto usare questo termine, è stata una vittoria della regione ed è stata una vittoria nostra, è stata una vittoria conseguita insieme, nel senso che noi siamo stati molto veloci nel diffondere la buona novella, la regione ha fatto il suo e a questo punto il risultato sicuramente può essere archiviato come una vittoria, l'anno prossimo sarà un trionfo. Presidente, il turismo è sicuramente la prima industria del Veneto, lei rappresenta una grande rappresentanza per coloro che offrono appunto e che ricevono anche turisti e quindi ospiti in questa regione. Ha parlato di Veneto, della regione e voi albergatori del Veneto, avete parlato appunto di squadra, riuscire a fare squadra è importante in questo momento? Riuscire a fare squadra è un prerequisito in questo momento, cioè chi non se la sente di fare squadra è fuori dai giochi, questo è il tema. Fino a qualche anno fa, fino a 10 anni fa grosso modo, ci si poteva permettere il lusso di litigare fra vicini di casa o fra una spiaggia e l'altra, fra una località e l'altra. Oggi come oggi è imbecille farlo ed è un suicidio soprattutto farlo. Senza fare squadra, come fanno i grandi poli attrattivi del turismo mondiale, Costa Brava, Costa del Sol, per citarne solo due, l'Algarve, eccetera, senza fare squadra, senza fare gruppo, senza portare avanti prima la località e poi la propria struttura,
senza portare avanti prima la regione di appartenenza e poi la località e la struttura, non si va da nessuna parte. Quindi l'atteggiamento di chi non sia compartecipativo con i colleghi è un atteggiamento decisamente suicida, ma un suicidio a breve, non un suicidio a lungo termine, è un suicidio a breve. Traffico in tilt sabato sera sulla strada provinciale che collega i comuni di Oderso e Mansuè. Tre vetture intorno alle ore 19.30 si sono scontrate tra loro in un violentissimo frontale che ha bloccato entrambi i sensi di marcia, creando non pochi disagi alla circolazione. Per ragioni ancora in corso di accertamento, una station wagon di colore grigio scuro, una Golf di colore nero e una Ford Focus sono rimaste coinvolte in un incidente che poteva avere conseguenze a dir poco tragiche. Spaventosa la scena che i primi soccorritori si sono trovati davanti agli occhi una volta giunti sul luogo dell'incidente. Secondo alcune testimonianze, la Golf avrebbe azzardato un sorpasso ad alta velocità sulla provinciale, non accorgendosi però che nel senso opposto stava sopraggiungendo un'altra vettura. Il guidatore avrebbe allora cercato di rientrare per evitare l'impatto, ma reinserendosi avrebbe spinto la Focus, capovolgendola, ruota nell'aria, nel fosso della corsia opposta. Stessa sorte è capitata alla station wagon di colore scuro nel tentativo di evitare l'impatto. Entrambe le macchine sono finite nel fossato, mentre la Golf è rimasta bloccata in mezzo alla carreggiata con la parte anteriore completamente distrutta. Per fortuna nessuno ha perso la vita nell'incidente, tre persone sono però rimaste ferite, due di loro in modo grave, sono state trasportate d'urgenza al pronto soccorso. Si tratta di BV, di un uomo di 59 anni, originario di Montebelluna, BA, un giovane di 37 anni, originario di Mansuè, e LL, una ragazza di 32 anni, alla guida della Focus. Adesso andiamo a Jesolo. Il presidente Cattai è stato nominato per acclamazione ed è il terzo mandato presidente di Federconsorzi. Vediamo il servizio. Renzo Cattai confermato presidente per acclamazione, terzo mandato per l'imprenditore alla guida di Federconsorzi, la realtà che riunisce i gestori dei consorzi degli arenili. È riconosciuto dunque il grande lavoro svolto a tutela degli imprenditori e più in generale per la difesa della spiaggia, senza dimenticare l'innovazione, come ad esempio la posa della fibra ottica e l'avvio del wifi libero sull'arenile. Questa conferma, è stato il commento a caldo di Cattai, non può che darmi grande soddisfazione. C'è stato il riconoscimento del lavoro svolto e l'indicazione di proseguire sulla strada tracciata. Fra i prossimi obiettivi, la realizzazione del soggetto unico per arrivare al problema del rinnovo delle concessioni demaniali nell'ambito della cosiddetta direttiva Bolkestein. Quindi massima attenzione per i lavori di ripristino dell'arenile dopo le mareggiate invernali che verranno effettuati dalla regione in accordo con il comune. Siamo in sintonia con l'amministrazione comunale, aggiunge Cattai. Si parla di circa 60.000 metri cubi di sabbia da distribuire nella zona della Pineta, per cui quest'anno si dovrebbe avere una messa a regime per le zone centrali verso la fine di aprile e per la zona della Pineta per maggio. Da parte nostra vigileremo costantemente tutto il territorio. Nel Consiglio sono stati eletti Antonio Facco, Pietro Visentin e Alessandro Peruc, Amorino De Zotti, Antonio Zovatto, Elisa Leonardi e Angelo Vallese. Sei persone denunciate, un cittadino extracomunitario segnalato in prefettura per possesso di droga. È il bilancio dei controlli effettuati durante il fine settimana dai carabinieri della compagnia di San Donà di Piave in tutto il San Donatese. Quattro le persone denunciate per furto aggravato in concorso. I primi due sono minorenni, un kosovaro ed una marocchina rispettivamente di 16 e 15 anni che hanno tentato di rubare vestiti e cosmetici in un paio di negozi del centro Piave. Gli altri due fermati per aver rubato vestiti nello stesso centro commerciale sono due donne nomadi di Noale Venezia, SI 20 anni e GN 21 anni, entrambe pregiudicate. I carabinieri hanno compiuto inoltre dei controlli specifici in Piazza Indipendenza. Durante gli accertamenti un marocchino di 24 anni, SA le sue iniziali, residenti a 90 e pregiudicato, è stato trovato in possesso di una dose di marijuana. La droga è stata sequestrata il ragazzo segnalato alle competenti autorità amministrative. E adesso ci spostiamo ad Annone Veneto, l'IMU è meno cara per aiutare i negozi. Seguiamo quindi questa importante iniziativa da parte del Comune proprio per far fronte alla crisi economica che investe i nostri paesi, ma per aiutare anche le attività commerciali. Vediamo.
La riduzione dell'IMU per gli esercizi commerciali e una leggera ulteriore riduzione della Tari sono le novità più interessanti del bilancio di previsione 2017 ad Annone Veneto. Possono fruire della riduzione dell'IMU, ha spiegato il sindaco Adato Folon, i negozi in attività o la cui apertura o riapertura avvenga nel corso dell'anno. La scelta è stata operata allo scopo di sostenere il piccolo commercio locale e i negozi di prossimità, duramente colpiti nel corso degli ultimi anni dalla crisi e dalla concorrenza dei grandi centri commerciali. In tema di tassazione anche la Tari è stata ritoccata a ribasso. A proposito di Tari, ha detto il primo cittadino, le tariffe già oggetto di una generale riduzione lo scorso anno con il piano finanziario approvato registrano una ulteriore, seppur leggera, diminuzione a beneficio del 90% delle utenze. Il tutto è dovuto a una serie di economie nella gestione dell'azienda ASVO, a cui si aggiunge un miglioramento nella raccolta differenziata del verde. Mentre vi è un leve aumento per il restante 10% imputabile al recepimento della normativa che prevede di caricare sui costi fissi, metri quadrati, quindi il 50% dei costi del personale. In tema di lavori pubblici, per il 2017 è stato previsto l'ampliamento della scuola dell'infanzia Alice Guarda il Mondo, il primo stralcio del recupero dell'edificio ex latteria da destinare a sede del biodistretto. Per il 2018 invece è previsto il restauro conservativo della biblioteca centro civico, il completamento delle tribune nel campo sportivo comunale, mentre nel 2019 sono programmati il secondo stralcio del recupero dell'edificio ex latteria, la messa in sicurezza della strada provinciale 61 a sud della frazione. E parliamo adesso di una strana storia che riguarda i morti e anche i vivi. È rimasta per anni in una tomba allagata. Proprio lei, che da viva aveva la fobia dell'acqua. Un problema venuto a galla, e non è un eufemismo, solo lo scorso dicembre, quando è morto il marito della signora. In vita i due coniugi avevano acquistato le due tombe interrate a Tigue per riposare i vicini anche da morti. Il giorno prima del funerale, racconta Marcellino Scarabello, genero della coppia defunta che di cognome Fabuosi, sono andato per caso in cimitero. Qui ho visto un addetto dell'impresa che ha in appalto la gestione del cimitero, che con tanto di pompa in azione stava svuotando dall'acqua la tomba di mia suocera. Mia suocera è morta 12 anni prima, il giorno dopo infatti qui si doveva seppellire pure mio suocero in un loculo che si sarebbe allagato. Volevo bloccare il funerale, poi per rispetto dello stesso suocero, che era una degnissima persona, abbiamo deciso di soprassedere, accordandoci con il comune che da lì a qualche giorno avrebbero spostato i miei suoceri in altri due loculi normali, senza infiltrazioni d'acqua. Il suocero viene spostato il giorno 23 dicembre. Per mia suocera le cose vanno per le lunghe, prosegue Scarabello. In municipio ho sentito scuse di ogni genere, dal fatto che non c'erano soldi previsti in bilancio al fatto che la spesa appunto non era stata prevista. Meno male che ho trovato nel sindaca Giannina Cover una persona che si è presa a cuore il nostro caso e ci ha dato una mano. Morale però della favola, per superare il problema la famiglia ha dovuto acquistare altri due loculi nuovi nei quali traslocare appunto i congiunti. E dopo questa notizia, gentili telespettatori, termina qui quello che è il notiziario del Veneto Orientale. Io vi ringrazio per l'attenzione e non cambiate canale, perché dopo qualche minuto, per conoscere le previsioni del tempo, torneremo con le altre notizie dal Nord-Est.